caro saluto a tutti i radioascoltatori interconnessi, sono Lorenzo Colangelo e come tutti i fine settimana si parla di rugby. Ancora ringrazio il circuito RD a radio per la possibilità, lo spazio che mi consente per parlare di questo magnifico sport nel nostro pallovale e per parlare anche di questa disciplina sportiva che sempre di più sta avendo successo, soprattutto con la nazionale femminile che, come prima notizia di questo, no, di questo mio intervento, la settimana scorsa, nell'ultimo amichevole pre-campionato della Coppa del Mondo, ha vinto una partita leggendaria, secondo me, perché è andata a vincere contro una Francia nettamente superiore sulla carta per un 26-16, dimostrando di aver acquisito finalmente delle buone trame tecniche, ma soprattutto tattiche, per affrontare una squadra, come ho detto prima, nettamente più diciamo preparata e come quantità di atlete più elevate per il campionato che loro svolgono in Francia. C'è da dire che la nazionale francese ha cambiato diversi giocatori, ma questo poi non è che sia cambiato molto, in quanto poi la stessa nazionale francese poi nell'ultima parte della gara, nel secondo tempo, ha messo in campo tutto il suo potenziale, ma proprio in quel momento l'Italia invece ha preso il sopravvento e ha definitivamente vinto una partita, ripeto, che ha sempre gestito bene e ha sempre tenuto in mano, dimostrando, ripeto, un ottimo miglioramento in tutti i fronti. Ora ci aspetta questa Coppa del Mondo che ci vedrà in Nuova Zelanda, ci vedrà in un girone dove dovremo comunque sfidare delle nazionali molto forti come il Giappone, che sulla carta anche lei sembra più forte di noi. Ma questo ne parleremo poi quando inizierà la Coppa del Mondo. Per quanto riguarda la nazionale maggiore, come ho detto la settimana scorsa, la nazionale maggiore sta preparando, a breve si riuniranno per iniziare gli amichevoli autunnali, e invece la nazionale A purtroppo c'è una notizia, diciamo, negativa. Era stato detto, era in procinto di partecipare per questa Toyota Challenge Cup in Sudafrica, purtroppo questo non avviene perché sia il Benetton Treviso che le Zebre di Parma non hanno dato la possibilità alla federazione di avere gli atleti per poterli portare giù in Sudafrica, hanno preferito, diciamo, tenere i giocatori nel suo roster per affrontare il prossimo campionato United Rugby Championship che inizierà proprio questo weekend. Devo dire che per me non è una cosa positiva questa, perché, come ho detto sempre, questa nuova possibilità di questa nazionale A e la nazionale emergenti dà la possibilità a molti atleti di avere pilotaggio in ambiti, diciamo, diversi da quelli che sono i club, e possono e sono sicuramente una fonte di miglioramento e di esperienza. Speriamo che questo debacle possa essere rivista da parte della federazione, perché sinceramente non è una cosa che non è una cosa positiva, insomma, per me è stata un po' una figuraccia, insomma. Detto questo, ora passiamo invece ai club. Come ho detto proprio adesso, inizia il campionato United Rugby Championships, che è questo campionato la vecchia lega della Lega Celtica, più l'inserimento delle quattro franchigie sudafricane, e di cui una è quella che ha vinto lo scorso anno questo campionato. Le Zebre e Treviso iniziano questo campionato con degli auspici, speriamo, positivi. Treviso, nell'ultima amichevole che ha disputato contro la squadra scozzese di Edimburgo, ha fatto una bella gara, ha vinto questa amichevole. Speriamo che con l'altra squadra scozzese del Glasgow, nella partita inaugurale di questo torneo, possa dare lo stesso risultato, queste stesse soddisfazioni. Quindi ci sarà la partita il 17 tra il Benetton Treviso e il Glasgow Warriors. Per quanto riguarda invece le Zebre, giocheranno a Parma una partita di campionato contro una bella corazzata irlandese, la squadra del Leinster, che come tutti gli anni è, diciamo, una di quelle che
proiettate per la parte finale, se non addirittura la vittoria del campionato stesso. Tutte e due le gare potranno essere viste sul circuito Eurosport, in questo caso Eurosport 2, e perché la piattaforma Discovery Channel ha acquisito i diritti di questo campionato. Ora invece andiamo a parlare della Coppa Italia. Allora, i club italiani inizieranno con la Coppa Italia l'attività agonistica e le 10 squadre che fanno parte del top 10 si divideranno in due gironi da 5 e questi due gironi da 5 faranno in modo che le partite inizieranno comunque anche loro il 17 e li vedranno sfidarsi per arrivare poi durante l'anno a degli incontri che porteranno poi alla sfida finale della finale della Coppa Italia tra la prima del girone A e la prima del girone B. Le squadre, come ho detto, il primo girone A è Colorno, Custorino, Calvisano, Mogliano e Padova, il girone B, Rovigo, Piacenza, Jadana, Fiamme, Oro e Valore B. Per quanto riguarda invece il campionato top 10, inizierà il 1° di ottobre. Una notizia buona è l'ufficialità del nuovo accordo tra RAI, un biennale tra la RAI e la RAI Sport, quindi il campionato top 10 per la trasmissione in diretta di una gara, e l'accordo con la piattaforma Eleven Sport, una piattaforma streaming per il resto del campionato top 10. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e rinnovo a tutti sempre l'invito a sostenere e a portare, in questo caso, i vostri figli a provare questo sport, perché la Federazione Italiana Rugby questo weekend, 17 e 18 di settembre, inaugura con gli Open Day l'attività di propaganda. Detto questo, vi saluto, buon fine settimana.